Fatelo adesso. Mi ho sonno. So, con e se messa con il cine dei fori, fa così le con l'acqua. Il cine dei fori, ma tu se ne fai... E lui! E lui adesso gli ne piace un'altra. Mi viene da comodità, scusa. Sì, c'hai ragione. Posso. Ciao chips, io sono Fabrizio e Evra è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo video dedicato, indovinate un po' a che cosa? Sì, già lo sentite. A Temptation Island. Beep. Come sappiamo, in questo periodo le corna sono veramente VIP, perché ogni volta parliamo di tradimenti, gente che fa cose, insomma, sono successe molte cose in queste ultime settimane ed oggi è martedì e ovviamente non poteva mancare sul mio canale il video commento dedicato all'ultima puntata e alla seconda puntata di Temptation Island VIP. Ieri sera sono successe un po' di cose e ovviamente oggi noi siamo qui tutti riuniti sul mio canale per parlarne insieme. Prima di iniziare però vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, qui sotto trovate il tastino iscriviti e di fianco c'è una campanellina, ovviamente cliccate anche quella per non perdervi assolutamente tutte le news, shock, i gossip, i tradimenti di cui vi parlo praticamente quasi ogni giorno sul mio canale, perché esce, come sapete, un video, insomma, a degli orari disparati, abbastanza strani, diversi, insomma. Cercherò comunque di tenervi sempre aggiornati perché, come sapete, tra il lavoro, tra un po' di vita mia personale, cerco in qualche modo comunque sempre di farcela. Ma comunque ricordate che se non vi iscrivete al mio canale... Siete delle brutte persone, ve lo dico io, siete delle brutte persone. Capito? Ma veniamo a noi, perché la puntata di ieri sera è iniziata subito con il botto e con un falò di confronto immediato, anticipato, richiesto proprio da una persona che ovviamente io non dovrei neanche nominare nei miei video, perché come sapete noi, pagine trash di Instagram, eccetera eccetera, abbiamo deciso di non parlare di questa persona, ma è inevitabile perché proprio ieri sera Damiano e Faina ha deciso di richiedere un falò di confronto anticipato per la sua fidanzata Sharon, che devo dire ragazzi è stata veramente al bacio inizialmente, poi insomma. Perché che cosa è successo? Lui ha richiesto questo falò e lei, assonnata, un po' svogliata, ha detto a Alessia Marcuzzi: ma scusami, ma il falò adesso? Mi affanno. Questa è veramente una frase, cioè la frase della vita, la frase che tutti noi abbiamo detto più di una volta e la frase praticamente che diciamo sempre quando qualcuno ci chiede di fare qualsiasi cosa. Ma comunque è stato un falò di confronto anticipato abbastanza inutile, perché Sharon inizialmente ha declinato l'invito, poi è stata invece spronata da Alessia Marcuzzi e ha deciso di raggiungere al falò di confronto il suo fidanzato. E devo dire che sinceramente Sharon in questi 5 giorni passati separata da Damiano e Faina non si è comportata male, ha semplicemente messo un fiorellino addosso a qualche tentatore, se l'è fatto mettere lei, il fiorellino ovviamente. Si è fatta fare qualche massaggio di fisioterapia e devo dire che sinceramente io non ci ho visto nulla di male. Ma tutte queste cose hanno fatto infuriare Damiano e Faina, tanto da richiedere un falò di confronto, alla fine del quale non è successo nulla, i due si sono distaccati nuovamente, per poi alla fine di tutto il programma far vedere che cosa? Che praticamente si sono rincontrati, baci, abbracci, tarallucci e vino e sono tornati insieme. L'addio di Damiano e Faina a Temptation Island è stato commentato anche da Tina Cipollari, che come sempre sapete ha avuto bellissime parole per Damiano e Faina e in effetti ha voluto commentare la sua partenza dall'Ismorus Relais pubblicando 2 stories in cui praticamente Erfaina, o Ercoerenza come lo chiamiamo noi, ha delle bellissime e fantastiche corna, ragazzi. Chiusa questa parentesi abbastanza inutile su questa coppia, che devo dire finalmente Damiano e Faina è fuori dal programma, quindi potremo parlare in maniera tranquillissima di tutti gli altri. E infatti parliamo d'altro, perché se c'è una coppia che ha lasciato l'isola delle corna, un'altra è pronta ad approdare. Stiamo parlando proprio di una coppia di cui vi avevo già parlato nel video precedente, che vi lascio qui sopra le link di informazioni, e cioè il figlio di Pippo Franco, Gabriele Franco, e la sua fidanzata
fidanzata Silvia. I due sono sbarcati sull'isola di Temptation Island e devo dire che le sceneggiate non si sono fatte attendere, perché tra Gabriele che ha twerkato al Tezenis Party e alla sua fidanzata Silvia invece che si è iniziata subito a, diciamo così, ambientare con i tentatori, devo dire che il trash sicuramente, non lo so ragazzi, ne vedremo secondo me delle belle. Che poi, non so se voi ci avete fatto caso, ma Gabriele sembra e ricorda un vero VIP, e cioè, ragazzi, Pitbull il cantante è uguale, cioè Mr. Wow, è lui! Ma somiglianze a parte, comunque, a poche ore di distanza dal loro arrivo a Temptation Island, Silvia e Gabriele hanno iniziato già, no? A mettere, insomma, le mani avanti e a guardarsi intorno. E infatti Gabriele è uscito con una single di cui non ricordo assolutamente il nome, mentre Silvia si è avvicinata pericolosamente soprattutto al single Valerio. Ragazzi, quello che è tipo biondo, occhi azzurri. E infatti sono queste le cose che hanno colpito maggiormente Silvia, perché ha detto che lei ha sempre avuto un debole per i ragazzi biondi con gli occhi azzurri, proprio uguale invece al suo fidanzato, cioè Gabriele che è pelato e non ha gli occhi azzurri. Quindi boh, vabbè, staremo a vedere che cosa succederà nelle prossime puntate. E secondo me, non lo so, sento odore di queste, sì sì. Questa però pare non essere l'unica coppia che vedremo su Temptation Island, perché ce ne sarà un'altra nuova e forse sarà composta proprio da due persone che in realtà già noi nelle orecchie avevamo già sentito in questi ultimi mesi, e cioè Alex Belli e Delia Duran. E devo dire che se lei si comporterà come è successo al Grande Fratello, ne vedremo veramente delle belle, ma staremo a vedere, perché non lo so, mi sembra un po' strano che dopo 2 settimane arrivi una nuova coppia. Ma adesso parliamo di un'altra coppia molto molto chiacchierata anche sul mio canale, cioè di Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, che devo dire, ma non lo so, la loro falsità secondo me sta toccando livelli pari a quelli di Sara Fifella. Perché? Che cosa è successo? I due praticamente dopo tante tante peripezie si sono messi di nuovo insieme. In questi ultimi 10 mesi che hanno passato insieme però entrambi si sono fatti le corna. Questo perché, come vi ho fatto vedere in un video che vi lascio qui sopra nella di informazioni, ci sono tantissime prove che testimoniano più di un tradimento di Simone Bonaccorsi, che avrebbe anche lui quindi cornificato la sua fidanzata. Fatto sta comunque che all'interno del programma continua questa sceneggiata, continua Simone Bonaccorsi a seguire il suo copione, secondo il quale lui poverino è il ragazzo disperato, triste, perché la ragazza si comporta male. Poverino il ragazzino che è stato tradito, no, povero. Ma de che? E infatti abbiamo visto come Chiara si sia avvicinata prima a Fabrizio Baldassarre, poi con Antonio Morricone, poi con altre persone. Insomma, abbiamo visto che sinceramente Chiara si sta dando abbastanza da fare. Ora però tocca a Serena e Pago, un'altra coppia super scoppiata, perché anche questa settimana abbiamo visto come Serena si sia avvicinata sempre di più al single Alessandro. I due addirittura hanno cantato insieme una canzone un po' d'amore così, perché hanno cantato Acqua e Sale. Questa scena mi ha ricordato un po' quella tra Troy e Gabriella di High School Musical, che cantano Breaking Free, se provi a volare. Pago invece si è sfogato con la single Valentina, che l'ho ascoltato molto molto e molto, perché lui si è lamentato del fatto che Serena non capisse che lui comunque era stanco, che andava sempre in giro per lavoro e che quindi magari certe volte quando stavano sul divano non c'aveva voglia di fare cose o comunque di... insomma, capitemi. Anche qui sinceramente sento odore di corna, però staremo a vedere, perché secondo me non tanto Pago ma Serena potrebbe regalarci un po' di trash e soprattutto un po' di corna. Ma ora passiamo alle due coppie over di questa edizione. La prima è quella composta da Anna Pettinelli e il suo fidanzato Stefano, e devo dire che Anna Pettinelli anche questa settimana ha dato il meglio di sé, nel senso che ha sparlato tra virgolette di tutte le sue compagne di viaggio e dei loro comportamenti abbastanza discutibili, ma allo stesso tempo ha dato anche qualche consiglio alle più giovani. Dal canto suo invece Stefano
si è un attimo svegliato, nel senso che si è avvicinato sempre di più a una delle singole, cioè a Cecilia, tant'è che l'ha portata anche in esterna e i due infatti sono andati in uno studio di registrazione dove lui le ha fatto vedere più da vicino quello che è il suo lavoro di doppiatore. Tra i due non è ancora successo nulla, anzi, i due sembrano più che altro amici, soprattutto perché Cecilia le ha fatto uno scherzo, credo, mentre era in riva alla piscina e stava dormendo e lei gli ha fatto praticamente un gavettone. Questo avvicinamento però, che secondo noi è più un'amicizia, eccetera, eccetera, è stato veramente visto e vissuto malissimo da Anna Pettinelli, che se fino ad ora sembrava la donna alfa, fantastica, lei non si fa battere da nulla, questi video che ha visto tra Stefano e Cecilia l'hanno mandata completamente in crisi, tanto da mettersi addirittura in camera, al buio, da sola, sotto le coperte, a piangere. Io voglio lui! Oh! E lui l'hai? Ma... A lui adesso non mi piace mai! Dai, io sono molto più giovane e simpatica di te, che cazzo vuoi farci? E praticamente Anna Pettinelli in un attimo si è trasformata in tutti noi poveretti sottoni power che amiamo qualcuno che però non ci sei fila proprio. E adesso passiamo alla coppia invece formata da Natalie Caldonazzo e Andrea. C'è da dire che questa coppia ha fatto abbastanza discutere, soprattutto perché in questa puntata abbiamo visto Andrea sempre più vicino alla single Zoe. Natalie Caldonazzo ci ha un attimo spiegato com'è Andrea e lo ha dipinto come una persona molto gelosa, molto possessiva e che fa delle sceneggiate inutili. Ad esempio ha spiegato come le è stato vietato di andare al 25esimo anniversario, credo, della morte di Massimo Troisi, e cioè del suo ex compagno, e addirittura Natalie Caldonazzo in presenza di Andrea non può neanche fare delle foto con le persone che le chiedono un selfie per strada. Ma in queste ore abbiamo visto proprio il gelosone Andrea e questa cosa ha fatto imbestialire completamente Natalie Caldonazzo. Ma la cosa che veramente fa arrabbiare Natalie Caldonazzo è una frase detta da Andrea. Di fronte a questa frase, infatti, lei impazzisce e guardate un po' che cosa fa. Ma vi andavo a metà, scusa. Sì, c'hai ragione. Posso, grazie. Oggi siamo qui riuniti per ricordare un altro tablet mariano che viene distrutto durante un falò. Ma non è finita qui perché, a quanto pare, nella prossima puntata vedremo altre immagini shock riguardanti proprio Andrea e la single Zoe che faranno imbestialire ancora di più Natalie Caldonazzo e infatti chiederà proprio un falò di confronto immediato e addirittura anticipato. Insomma, tutto questo è successo nella seconda puntata di Temptation Island VIP e staremo a vedere che cosa succederà invece settimana prossima, se ci saranno degli sviluppi e soprattutto se ci saranno delle corna. Noi non aspettiamo altro, noi vogliamo sapere assolutamente e ragazzi, non lo so. Fatemi sapere voi qui sotto con un commento che cosa ne pensate di tutta questa situazione, di tutte queste cose che sono successe. E niente, vi ricordo sempre di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto e vi ricordo anche di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto di seguirmi su tutti i miei social che vi lascio qui sotto nell'info box e soprattutto su Instagram, dove sono Fabrizio Valerio per quanto riguarda il mio profilo personale, Valerio Fabrizio invece per quanto riguarda quello dei meme. Io e Mark, come sempre, vi salutiamo e ci vediamo in un prossimo video, vero Mark? Vai, saluta Mark. Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao!